Bentrovati da Sport Today, il Bologna passa il turno di Coppa Italia, ma soprattutto sembra che non perderà Marco Arnautovic. L'offerta del Manchester United, che è stata respinta categoricamente dal Bologna nella giornata di ieri, si attendeva oggi un rilancio da parte del club inglese per arrivare appunto ad Arnautovic, a cui aveva offerto un triennale da 3 milioni. In realtà pare che il Manchester United non dia più seguito al suo interesse a causa della protesta dei propri tifosi, che di fatto non vorrebbero Arnautovic. Ricordano i fatti accaduti durante l'ultimo europeo, quando durante Austria-Macedonia del Nord Arnautovic, dopo il gol, se vi ricordate, andò ad apostrofare l'avversario Alioski con insulti durante la partita, tanto da prendere anche una giornata di squalifica. Arnautovic poi si scusò subito dopo attraverso i social, dicendo che si trattava di robe di campo, non certo che riguardassero episodi di razzismo, ma questo episodio ha comunque condizionato i tifosi del Manchester United, che oggi hanno protestato col proprio club dicendo che non volevano Arnautovic. Ricorderete come in Premier anche la posizione presa dai tifosi del Tottenham, per esempio, l'anno scorso impedì lo sbarco di Gattuso alla squadra inglese. Evidentemente, insomma, il club in questo caso dà molto ascolto ai propri tifosi. In più sembra che a Manchester possa rimanere Ronaldo, sapete la frizione con l'allenatore. Si ipotizzava la partenza di Cristiano Ronaldo, anche per questo il Manchester voleva tutelarsi portando a casa Arnautovic, ma di fatto ad oggi si è tutto raffreddato. Il Manchester sembra non essere più interessato, ma va anche ricordato che il Bologna aveva comunque respinto al mittente l'offerta arrivata nei giorni scorsi. Ne aveva parlato anche Di Vaio prima della partita, lo stesso Mihajlovic dopo la gara, dicendo che di fatto non avrebbe ostacolato la cessione se Arnautovic gliel'avesse chiesta, ma che secondo lui sarebbe comunque rimasto, e al momento sembra essere stato comunque buon profeta Mihajlovic, perché ad oggi, come detto, Arnautovic rimane a Bologna per la gioia dei tifosi, che comunque ieri sera hanno apprezzato la sua prestazione, il suo atteggiamento in campo. Non si è risparmiato nonostante le voci di mercato che ancora incombevano in modo piuttosto deciso. Detto che il mercato chiude il 31 di agosto e quindi fino a quel momento tutto, il contrario di tutto, può accadere, ad oggi registriamo la brusca frenata, anzi il ritiro del Manchester United appunto nella trattativa per arrivare ad Arnautovic. Per chi resta Arnautovic c'è chi invece parte e si sapeva, ovvero Kingsley. Era già da un po' che il Bologna cercava una collocazione in prestito per il centrocampista, che da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'SV Ried, squadra austriaca. Parliamo di prestito secco per il centrocampista, che potrà così provare ad avere un po' di continuità. Tornando però ad Arnautovic, c'era anche una curiosità: era già partito in un certo senso a Bologna l'hashtag Arnautovic resta sotto le due torri, in qualche modo un richiamo da parte della piazza per convincere l'austriaco a rifiutare eventualmente, insomma, le sirene inglesi. E il primo a partecipare è stato proprio il primo cittadino, ovvero Matteo Lepore. Vediamolo. Arnautovic, resta con noi. Da Lepore in giù tanti tifosi a chiedere appunto ad Arnautovic di restare, ma come detto il Manchester al momento sembra aver cambiato obiettivi. E allora parliamo invece della Coppa Italia, del successo ieri sera del Bologna grazie al gol di Sansone, un Bologna che comunque ha avuto diverse occasioni da gol, ancora un po' imballato nelle gambe, ancora non così fluido nelle manovre, ma sicuramente un Bologna che non ha subito neanche un tiro in porta, non ha rischiato nulla contro il Cosenza, ha invece portato a casa il passaggio del turno grazie, come dicevamo, a Sansone. Ma vediamo il servizio sulla partita di Luca Pinkerle. Sorriso ritornato sul volto di Siniša Mihajlović, che non è mancato al primo incontro ufficiale della stagione nonostante le condizioni di salute. È bastato un lampo di Sansone per passare il turno in Coppa Italia per 1-0 contro un Cosenza che non ha mai mandato in apprensione i padroni di casa. 10.000 spettatori in attesa della Serie A, nonostante uno stato di forma ancora estivo, ma qualche buona indicazione. Niente 3-4-3, non ha convinto il tecnico in settimana, si ritorna al vecchio e sicuro 3-5-2.
4-3-3-2 con Soriano ibrido a centrocampo e Sansone match winner dietro ad Arnautovic. Prestazione ok da parte dell'austriaco, che ha trascinato i suoi con diverse giocate nonostante le sirene inglesi di mercato. Nel primo tempo qualche squillo, nel secondo il Bologna si accende fallendo da pochi passi con De Silvestri un colpo di testa da ottima posizione. Il gol arriva al 65esimo, che vale il Cagliari nei sedicesimi di finale, e lo trova Sansone con una splendida serpentina con rasoiata da 25 metri. Pallone precisissimo che ridà fiducia e colpi ad un giocatore che sembrava in partenza. Torna il sorriso a tutti e lo stadio esplode nell'urlo di un gol che era mancato per tutta l'estate, ritrovando la gioia del campo per estraniarsi momentaneamente dalle ansie di mercato. E adesso sentiamo le parole di Siniša Mihajlović, che si è presentato in sala stampa, ha parlato della gara, ha parlato del suo momento di salute, ha parlato anche dei prossimi impegni, partendo proprio da Sansone e dal gol che ha deciso la partita. Sentiamolo. No, perché lo volevo cambiare. Era già pronto il Baro, poi ho fatto gol, poi l'ho tenuto altri 5 minuti. Però era già pronto cambio. Sono stato fortunato. Poi comunque... penso che abbiamo fatto una partita seria. Abbiamo visto noi l'anno scorso, quest'anno, quante squadre di Serie A sono uscite contro le squadre, diciamo, che giocano i campionati minori. E non è facile. Abbiamo fatto un gol, abbiamo rischiato quasi niente, sempre per lo stesso motivo, però i bolognesi sempre hanno dimostrato affetto nei miei confronti e queste sono cose che... diciamo, se devo ripetere, avevo già detto le stesse cose qualche anno fa, adesso vale lo stesso. Sono molto felice comunque per quello. Io sto bene adesso, perciò stiamo migliorando giorno per giorno. Sono anche qualche volta più stanco, ma è normale, però mi piace talmente tanto il mio lavoro e tutto che poi dopo... Si dimentica tutto quando sei in campo, quando c'è allenamento, quando ci sono partite. Comunque non sono uno stupido, so quello che devo fare, per adesso va tutto bene. Una domanda di campo, le chiedo cosa l'ha convinta a puntare su Sansone e Soriano e non su un tridente largo con Baro Orsolini, che aveva provato anche qui allo stadio in settimana. Grazie. Ma proprio quello che abbiamo provato in settimana non mi ha convinto. A parte le due partite, le due amichevole che abbiamo fatto, che sicuramente, perché giocando con tre punte dobbiamo, mi piace come idea, perché sei molto più offensivo, giochi, cerchi di fare un gol più dell'avversario, però mi sono accorto che non vale, il gioco non vale la candela, perché davanti creiamo poco e dietro rischiamo e prendiamo i gol. E due centrocampisti con due attaccanti esterni che non tornano abbastanza, e due centrocampisti non riescono a coprire tutto, perciò siamo tornati sul vecchio modulo dove già collaudato, dove loro si sentono più sicuri perché sono più protetti, sappiamo quello che dobbiamo fare. Questo adesso, in questo momento, poi io spero durante l'anno, quando miglioreremo condizione fisica, quando saremo più convinti, più sicuri di se stesso, anche ritornare sul 3-4-3. E di Nicola Sansone il primo gol ufficiale di questa stagione, al di là appunto delle amichevoli. Allora sentiamolo a caldo, intervistato ieri sera a bordo campo subito dopo la fine della partita. Sì, c'è stato tutto, siamo contenti tutti. L'importante è aver vinto questa partita e... le amichevoli contano fino a un certo punto, bisogna allenarsi e poi quando conta si deve vincere e basta. Sì, io ci sono, io ho lavorato tanto e adesso devo raccogliere i frutti e spero di continuare così. Bello anche vincere davanti a un pubblico che ha già tanto entusiasmo e davanti a Siniša Mihajlović, che oggi era in panchina, un pensiero anche per lui. Sì. Abbiamo giocato in casa davanti ai nostri tifosi col mister e quindi ci tenevamo a vincere e passare il turno.
E siamo in chiusura, vi ricordiamo la notizia con cui abbiamo aperto: il Manchester United si è ritirato dalla corsa per arrivare a Marco Arnautovic a causa delle proteste dei propri tifosi, che in qualche modo non considerano Arnautovic in linea con i valori del club a causa della famosa squalifica che il giocatore aveva subito nell'Europeo, quando vestiva la maglia dell'Austria nella partita contro la Macedonia del Nord, e nel battibecco avuto in campo con Alioski, il giocatore macedone, con mamma albanese. Venne apostrofato appunto da Arnautovic, che si scusò il giorno dopo dicendo che non c'entrava assolutamente la questione razziale, ma che era solo una questione di campo. Ma questo è bastato alla tifoseria del Manchester per bollarlo in qualche modo come giocatore non gradito, e per questo il club si sarebbe ritirato. Siamo arrivati alla fine, grazie per averci seguito, buona serata.